L'uomo che ha cercato di uccidermi con un mattone. Avevo solo 9 anni. Ero andato in vacanza estiva a casa dei miei nonni a Kors. Stavo giocando con mia cugina Jenny, la figlia della sorella di mio padre, lì nel cortile all'ombra delle mele. All'improvviso sento un grido d'uomo che mi ha spaventato perché il suo tono era molto minaccioso e comandante allo stesso tempo. Era lo zio Giovanni che si rivolgeva a me con una faccia sfigurata e smisuratamente arrabbiata. Sparisci subito. Ti ho aperto il cervello. Jovan gridò più forte che poteva. Per un attimo ho pensato che stesse scherzando e ho visto mio padre Nico, che era accanto a lui. Ma era serio e pallido in faccia. Ho pensato a dove avevo sbagliato, ma non sono riuscito a trovare nulla di sbagliato tranne giocare con mia nipote Jenny. Giovanni, ora ancora più arrabbiato perché non mi muovevo da quel posto, gridò di nuovo con voce ancora più forte. Vattene, ti ammazzo. Non vado da nessuna parte, dissi arrabbiato e insultato da questa improvvisa e insensata arroganza. Non sono andati via. Ti mostro il giovane coraggioso. Zio Giovanni afferrò un mattone tra quelli decorativi del cortile e me lo gettò in faccia da una distanza di quasi 1 metro. Sarei morto di sicuro, ma Dio mi ha salvato lassù. Mi sono seduto come una molla per terra e ho sentito il mattone che mi è passato accanto come un grande sasso e si è schiantato contro il muro di pietra del cortile, rompendosi in 2 parti. Un rumore spaventoso. Sentivo le gambe tremare e il cuore che batteva veloce come se volesse uscire dal mio petto. L'ho tenuto per me, ho impedito all'urina di scivolare lungo i pantaloncini e mi sono alzato in piedi. Mio padre mi ha detto con una falsa calma: quando ti dice di andare, devi andare. Jovan Kafzezi, un uomo che aveva appena finito le scuole elementari, si è presentato nella società e nella comunità come una persona allegra e carismatica. Quando è uscito di casa per andare al mercato ad aprire il negozio dove vendeva colori per le uova di Pasqua, ha salutato i passanti bai con le sue labbra manetta a destra e a sinistra. Ma in realtà questa era una facciata di pura ipocrisia, perché in verità era un uomo duro con la moglie che la trattava come una serva. La sua espressione offensiva agli occhi della gente quando diceva alla moglie: scorreggiare una volta al giorno era famoso. Era sposato da anni con Aferdite, una donna sorridente, ospitale e molto pulita. Non avevano figli e questo preoccupava terribilmente Jovan. Giovanni incolpava Aferdita come se non avesse figli, ma si diceva che in quegli anni, nonostante il suo corpo grosso, fosse sterile, cosa che lui non accettò mai. È stato rimosso come un uomo potente e mascolinista. La famiglia di suo fratello Nikos, Amalia e dei 2 bambini era estremamente gelosa e lo intrigava cercando di divorziare l'uno dall'altro. Aveva una lunga storia di lavoro in questa direzione contro la famiglia di suo fratello maggiore Niko.
Pur amando molto lo zio Jovanir, ho notato in lui una freddezza, sia negli abbracci che nel differenziare i giocattoli che ci hanno portato a perdere le tracce durante il nuovo anno. È stato offensivo per me quando mi ha chiamato grande pezzo di merda. Non riuscivo a capire questo epiteto mostruoso, che in qualche modo non ha fatto molta impressione a mio padre. Un suo amico, Mihalak Zichishti, allora ministro dell'interno, aveva sussurrato a Jovan, in confidenza, che Niko non aveva suo figlio Leon. Si sospettava che fosse figlio del ministro dell'agricoltura di quegli anni, Isni Kapo. Questa era pura calunnia divisiva. Ma Jovan era interessato a screditare ingiustamente la famiglia di suo fratello. Con le sue lettere anonime o le tasche del cappotto del fratello Jovani. Questo intrigante shakespeariano ma senza scuola riuscì quasi a far credere al fratello la calunnia come vera e giovane separato da Amalia per quasi 3 mesi. Era esattamente questo periodo in cui Jonan riusciva a riempire la mente di suo fratello che si sarebbe tolto questa vergogna uccidendomi. E sarebbero stati giustificati quando sarebbe arrivata la polizia perché il leone è caduto dall'albero sulle piastrelle mentre stava giocando. Giovanni pensava che Grigor fosse il pubblico ministero. L'accusa avrebbe sempre giustificato la morte come se fosse caduto dall'albero il giorno successivo a Kors durante le vacanze estive a casa di suo cognato Jovan. Non riusciva a credere di aver ucciso Leo, zio e padre per l'onore della famiglia. Questo era uno sporco segreto che solo 2 fratelli conoscevano. Per Giovanni, dopo il fallimento del piano di omicidio premeditato, aveva un piano B e un piano C e non ci volle molto per metterlo in pratica. Domani, al mattino presto, mi portano alla stazione degli autobus di Kors e mi avviano da solo alla ricerca di mia madre che era sulla spiaggia di Durazzo con la sua famiglia. Sebbene l'autista dell'autobus li avesse informati che c'era la possibilità che non prendessimo il treno a Elbasan, 2 signore non hanno esitato a lasciarmi andare. Perché la loro vera intenzione era che mi perdessi per strada, soprattutto perché io non l'avevo visto prima di mare con gli occhi. È interessante come mio padre Niko seguisse suo fratello e gli obbedisse ciecamente. Un uomo come lui che aveva studiato in Italia ascoltava un uomo di 2 classi elementari, ma un intrigante nato. Fortunatamente l'autobus per Elbasan ha preso il treno che andava alla spiaggia e oltre. Anche la mano di Dio, ma non solo, mi ha mandato anche un angelo custode. Accanto a me si è seduta una donna anziana, che dopo tanto tempo mi ha chiesto da dove venissi e dove andassi. Era molto preoccupata per questa irresponsabilità dei genitori, come la chiamava lei. Le dirò dove scendere, ha detto gentilmente dandomi da mangiare il suo cibo. Vi assicuro che andrà tutto bene. E proprio grazie all'aiuto di Dio, ho seguito il suo consiglio, sono sceso in spiaggia e ho iniziato a passeggiare in riva al mare. Rimasi sorpresa da quel grande spazio azzurro e per un attimo guardai il mare come incantata. E da quel giorno me ne innamorai per il resto della mia vita. Dopo che anche il piano B fallì, mi
Mio zio convinse mio padre a usare il piano C, che consisteva nel cogliermi di sorpresa all'insaputa di mia madre nell'operazione. Il chirurgo sarebbe stato Iambi Zicisti, il ministro della salute, e il fratello di Mialak Zicisti, il ministro dell'interno, dei due amici d'infanzia a Kors con lo zio Jovan. L'operazione consisteva in una circoncisione con l'intenzione di dire a mia madre che non ci credeva, ma anche per creare la possibilità che sarei morto durante l'operazione perché il chirurgo non mi ha fatto l'anestesia. Ancora oggi ricordo come mi contorcevo il tavolo con mani e piedi. Non riuscivo a vedere la faccia del chirurgo perché indossava una maschera, ma ricordo di aver pianto e di avergli chiesto cosa avevo fatto per costringerlo a torturarmi. Mio padre sembrava sconvolto dal fatto che avesse fatto alcune azioni dal manichino per distrarmi presumibilmente il dolore insopportabile. Ma ancora una volta Dio mi è stato vicino. Mi ha dato forza e ho affrontato quella tortura nella parte più sensibile del mio corpo. Erano passati alcuni anni quando ho appreso che i due fratelli ministri e amici di zio Jovan erano stati fucilati in un giorno da Enver Hoxha. Non ci volle molto e zio Jovani, che non poteva uccidermi, si ammalò gravemente di cirrosi al fegato quando l'ho incontrato. Il suo stomaco era gonfio come un tamburo turco e mi ha detto di trovare un coltello per colpirgli stomaco e farlo saltare in aria. Gli ho suggerito il bel coltello quando ha pranzato. Lui ha riso malizioso e mi ha detto che ero un pezzo di merda. Il giorno dopo ho scoperto che era stato ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni e che era in cura con sieri e vitamine. Jovan Kafzezi è morto il 10 maggio 1981 a Kors. Era la prima volta che non mi chiamava un gran pezzo di merda. Ho pianto amaramente sul suo petto durante la cerimonia funebre, perché avevo considerato mio zio il mio sangue, sebbene avesse preso in prestito dei dubbi. Infatti l'ebreo caucasico non aveva niente a che fare con me o sotto di me. Era geloso di suo fratello Nikon. Perché Nico andava a scuola e quell'ebreo che è considerato un burlone no? Il fratello si è diplomato al liceo francese a Kors. Ha studiato all'estero con una borsa di studio statale e al suo ritorno è stato integrato in importanti incarichi come il comitato esecutivo di Kors, il Ministero dell'Agricoltura e poi docente e capo dipartimento presso l'Istituto Superiore di Agraria di Tirana. Proprio l'ansia di quest'uomo incapace che, finito l'esercito, si dedicava alla produzione di carrozze e alla vendita di vernici. Pensava che avrebbe cambiato vita calunniando il fratello e cercando di distruggere la bella famiglia. Era anche geloso della bellezza di sua moglie Nikos Amalia. Come diceva il marito di sua zia Olga, una fotografa che lavorava a New York, Christak Sotiri, Niko ha preso una bella moglie come una donna di Hollywood.